Bentrovati cari amici ed amiche di Noi Energia, bentrovate quindi ad una nuova puntata di Te al Centro. Ormai lo conoscete bene, il nostro format dedicato alle eccellenze del territorio, quindi il format che vi aiuta a raccontare delle esperienze belle e positive. Iniziamo questa puntata continuando invece quello che è il filone culturale. Abbiamo fatto una puntata in cui siamo andati quindi alla scoperta del Museo Diocesano. Questa puntata invece continuiamo invece sulla musica e abbiamo un nostro gradito ospite oggi qui a Noi Energia, Sara Allegretta, a cui do il benvenuto. Grazie, grazie Isabella. Naturalmente con noi Saverio Bufi, grazie Saverio. Grazie a Isabel, grazie Sara per essere con noi. Allora, penso che molti appunto conosceranno Sara. Sara è un soprano, ma soprattutto un artista anche a tutto tondo e soprattutto con un curriculum praticamente lunghissimo. Magari forse qualcuno non sa che la tua strada, soprattutto il tuo percorso di studi, inizia invece in un altro ambito, in un ambito più o meno economico. Poi invece la musica in qualche modo ha avuto il sopravvento, quindi hai fatto della tua passione il tuo lavoro, giusto? Quindi come è avvenuto anche questo approccio alla musica? Sì, sì, intanto vi ringrazio per questo invito, ringrazio Sergio e Isabel per questa bellissima opportunità, vi ho sempre guardati da casa, insomma è una bella emozione oggi essere qui con voi. Il mio percorso di studi sì, nasce qui a Molfetta, ho frequentato l'Istituto Tecnico Commerciale, che è stata veramente una grande scuola di formazione, perché ho avuto la fortuna di avere davvero degli ottimi insegnanti di italiano, quindi di letteratura, di storia, e quindi diciamo dopo ho potuto proseguire tranquillamente insomma, i miei studi anche presso l'università. E ho scelto proprio per continuità di frequentare la facoltà di economia e commercio, che mi consentiva appunto di avere quella formazione più tecnica legata appunto ai bilanci, alle statistiche, alla geografia economica. Insomma, ritenevo che in quegli anni fosse importante, a fianco ad una formazione musicale che nel frattempo portavo avanti parallelamente frequentando anche il conservatorio, ritenevo che quella formazione fosse appunto importante, perché erano anni in cui si investiva molto nell'industria, nel commercio, erano anni in cui era importante conoscere le lingue, quindi avevo studiato sia l'inglese che il francese, però questo appunto non mi impediva di poi abbinare a questo tipo di studi molto tecnici, se vogliamo, perché io non so, amavo tantissimo per esempio la statistica, ho avuto all'università il professor Girone, che è stato poi rettore dell'università, insomma veramente dei profili professionali altissimi, e così come ho avuto degli ottimi docenti anche di diritto industriale, di diritto commerciale, di diritto bancario, quindi diciamo era una formazione a cui tenevo particolarmente, e parallelamente poi ho seguito anche gli studi in conservatorio, proprio come dire per alleggerire, per ammorbidire quella formazione che diciamo, era impostata chiaramente su dei canoni abbastanza rigidi. La musica invece mi allargava gli orizzonti, mi dava l'opportunità di approfondire la letteratura, che era stato un altro grande amore del periodo scolastico, proprio in virtù di docenti eccezionali che avevo avuto proprio al tecnico, la professoressa Vittoria Lapiana, la professoressa Lapomarda, insomma veramente delle docenti eccezionali. E quindi la musica mi consentiva di mantenere ecco, quel legame con la letteratura. Infatti non è un caso che io poi abbia scelto di specializzarmi non solo nel canto lirico, ma anche
nella musica vocale da camera, perché è proprio quel repertorio che nasce in totale sinergia con la poesia. E quindi è musica che nasce per voce e pianoforte, ma soprattutto perché esiste un testo poetico che viene musicato. E allora la conoscenza appunto di tutta questa letteratura francese e tedesca, quindi da Baudelaire a Goethe, mi affascinava tantissimo, e da qui appunto si, come dire, si coniugavano poi queste due anime, anche con il fatto che conoscessi sia l'inglese che il francese, e poi ho studiato anche il tedesco, e quindi questa cosa, diciamo, ha trovato una sua unitarietà, sì, ha trovato una sua, diciamo, ragione di coesistere, e questo mi ha fatto sempre sentire una persona molto, anche molto sicura, ecco, di non dover vivere esclusivamente della bellezza dell'arte, ma mi dava appunto una sicurezza anche proprio nella mia formazione, che fosse il più ampio possibile. Ecco, comunque sia una sicurezza che ti ha portato a calcare praticamente i palcoscenici di tutto il mondo. Ad esempio, da questo punto di vista, qual è l'esperienza, o comunque il palco che secondo te è stato più emozionante, la pièce che comunque ti ha coinvolto maggiormente in tutte quelle del tuo lunghissimo curriculum, che effettivamente elencare sarebbe praticamente impossibile? Sì, sì, ho difficoltà adesso ad inviare un curriculum in generale, perché appunto devo fare questa sintesi che è impossibile. E allora cerco insomma di eliminare le cose magari più datate e lasciare un'attività a lunga 30 anni, insomma è difficile da sintetizzare. Allora sicuramente l'emozione della Scala, del Teatro alla Scala, quello perché diciamo per qualsiasi cantante è uno dei punti, insomma, d'arrivo. Insieme a quello il Festival di Salisburgo, quindi l'Europa, e quindi diciamo ci si apre un altro tipo di carriera che quella che poi mi ha portato a cantare a Francoforte, a Wexford, insomma in tanti paesi d'Europa, in Spagna, in Svizzera, diciamo che lì si apre un altro tipo di carriera. Nell'immaginario di qualsiasi cantante il Teatro alla Scala è un punto di sicuramente un punto di arrivo. Si vive con una grande emozione, perché io ho un po' l'abitudine, quando faccio una produzione, di vivere proprio la città. Mi piace a volte andare in autobus, raggiungere il teatro in autobus, altre volte in taxi. Mi piace sentire proprio l'emozione della città, mi piace sentire come vive quella gente, quindi mi sento proprio del posto, del territorio, e quindi questa cosa mi torna in mente il giorno in cui andavo in Scala quasi sempre in taxi, e invece il giorno della prima ho voluto prendere l'autobus, ma proprio per un senso di normalità, cioè volevo ridimensionare tutto ad una normalità, perché questo tipo di carriera ti porta veramente a vivere delle grandi emozioni, e a volte devi avere anche quella umiltà di riportare tutto alla semplicità. E allora ricordo di essermi anche molto emozionata, forse credo di aver anche pianto in autobus, ma volevo andare in autobus in teatro. Era un modo appunto per riportare tutto ad una dimensione normale, perché non mi piace appunto l'equus animus, cioè non l'esaltazione e non la depressione, ma mi piace stare nel mezzo. Qui comunque sia il teatro, però all'interno, anche se avete, diciamo, di un ambiente cittadino e comunque di tutta una città che parla, appunto, che esprime una sua cultura. Da questo punto di vista, appunto, una carriera che non, appunto, come abbiamo detto prima, che non si può, diciamo,
sintetizzare, tanti comunque sono stati i progetti che ti hanno, diciamo, vista appunto in giro per il mondo, però anche uno importante, anche diciamo vari progetti importanti che ogni volta ti hanno riportato a Molfetta. Ad esempio organizzavi pre-pandemia, speriamo appunto che sarà, diciamo, possibile successivamente, tante masterclass che grazie appunto a questi appuntamenti hanno portato a Molfetta, tra l'altro, tantissimi artisti giovanissimi, soprattutto ad esempio dalla Russia, giusto? Sì, l'attività didattica è sempre stata appunto parallela all'attività artistica, e quindi oltre all'insegnamento in conservatorio. Negli ultimi anni, a dire la verità, questa attività aveva veramente avuto un grande slancio, e tutto era avvenuto per caso, perché ero andata a sostituire un collega in una masterclass appunto organizzata a Bari. Ed è successa una cosa molto carina che neanche io mi aspettavo. In questa masterclass c'erano già oltre, penso, 50 cantanti, e il primo giorno me ne sono stati affidati 5 o 6, e quindi ho fatto 4-5 ore di lezione, li ho seguiti e poi sono tornata il giorno dopo. E ho aperto la porta dell'aula e ho trovato 50 persone. E ho detto, ma che cosa è successo? Praticamente c'era stato un passaparola, cioè questi cantanti che avevano lavorato con me il primo giorno erano stati così contenti che avevano detto a tutti gli altri, dovete venire a sentire la lezione dell'Allegretta, della professoressa. Per cui io pensavo di trovare 4-5 persone, non dopo ho trovato 50 persone. Di lì è nato veramente un amore che è durato per 4-5 anni, insomma, fino alla pandemia. Perché a quel punto mi hanno chiesto di andare in Russia almeno 2 volte l'anno, e quindi così ho creato questo ponte con la città di Mosca, e allora 2 volte l'anno ci sono andata io, una volta l'anno venivano loro qui, in modo da creare una continuità di studio. E questi ragazzi crescevano esponenzialmente, perché si creava appunto questa notorietà, per me assolutamente inconsapevole, perché andavo semplicemente a fare un lavoro che so fare da 30 anni, e che nel frattempo, diciamo, avevo arricchito anche di una parte importante che riguarda la postura, diciamo, avevo fatto degli approfondimenti anche linguistici, e quindi insomma questa cosa, insomma, è andata ben oltre ogni aspettativa. E quindi loro hanno continuato a venire qui in Italia, io ad andare da loro, però poi appunto la pandemia ha purtroppo interrotto questo. Sì. No, loro sono stati a Molfetta, hanno visto tante delle nostre bellezze, sono stati al Torrione Passari, sono stati in giro, diciamo, hanno visto tanto, insomma, della nostra città. E in quel periodo, diciamo, era un bel veicolo promozionale, certo. Perché 50 persone che arrivano dalla Russia qui, ma non la Russia, è dalla Siberia, è Ekaterinburg, a San Pietroburgo, Mosca, veramente arrivavano da, diciamo, dai confini proprio più estremi, cioè già loro facevano veramente, non so, 4 giorni di viaggio per arrivare qui, nel loro paese, non so, facevano 20 ore di aereo. Vabbè, noi siamo piccoli, siamo abituati a muoversi velocemente. No, ma allora, veramente, dei viaggi spaziali praticamente, certo. E quindi, certo, diciamo, vederli qui, veder fotografare ogni cosa, e attraverso poi i social, come dire, lanciare la città di Molfetta, certo, in tutto il mondo, è stata veramente un'esperienza bellissima. Certo. Ecco, questo spero di poter recuperare al più presto, perché noi quello che vogliamo provare a fare, dando il nostro contributo, è molto in piccolo una cosa del genere. Cioè siamo innamorati della nostra città e delle risorse che ci abbiamo, che sono veramente enormi, e tu sei sicuramente una delle risorse che la nostra città
No, ascoltavo, a me piace nutrirmi dei racconti, insomma, di ogni ospite, e ascoltavo veramente con molto interesse, perché ho trovato, cioè di solito, magari sai, l'immaginario collettivo dell'artista è magari appunto che spazia, che magari è estroso, creativo, invece ho trovato molto equilibrio, molto raziocinio, cioè molta attenzione e appunto anche quel passaggio che hai fatto del nutrirti della città e dell'equilibrio necessario, poi probabilmente la tua forza anche nel... Sì, questa è una forza perché devi comunque mantenere appunto l'equilibrio, perché questo mondo ti, come dire, ti lancia in una dimensione veramente fantastica, certo. Cioè tu arrivi in albergo, io non so, ricordo per esempio quando sono stata in Germania a Heilbronn a cantare, 2000 persone, cioè non hai un pubblico, certo, minimo, no? Allora ti vengono a prendere in aeroporto, ti portano in albergo, hai la suite e il cesto della frutta, cioè in un mondo molto, certo, sofisticato. Quindi devi avere anche quella capacità di mantenere un equilibrio. Ma tu hai detto una parola bellissima, che invece è la creatività. E la creatività è il motore di tutto, cioè vi invito per esempio a diffidare di tutti quegli artisti che fanno sempre la stessa cosa, perché un artista vero è un creativo, è colui che si mette costantemente in gioco, che, certo, osserva e, come dire, combina quegli elementi in modo diverso e crea. Certo. Vedere degli artisti che dopo 10 anni, 15 anni continuano a fare sempre la stessa cosa, capisci che di artistico non c'è più molto, forse non c'è mai stato. E quindi diciamo no, mi piaceva anche, e probabilmente saranno stati anche gli insegnamenti che tu hai avuto poi nell'insegnare il canto di conseguenza, come raccontavi la tua esperienza in ragioneria in economia e commercio, probabilmente. Sì. Ti devo dire la verità, a me, però è una cosa, a me piace la musica in generale, però ascoltarla chiaramente nient'altro. Devo dire, ho visto anche molte opere liriche, perché comunque insomma sono appassionato, ma a me piace ascoltare la musica leggera, la musica rock, che è stato il mio primo amore, e poi di lì insomma ho ascoltato un po' tutto. E ho sempre pensato di collegare proprio come concetto assonante la matematica o la statistica alla musica, però poi anche la letteratura, magari questa letteratura, matematica insieme magari ti avranno, cioè per me io la vivo così. Hai centrato perfettamente, è così, cioè sono assolutamente sinergiche tra loro queste. Quindi quando lo raccontavi ho detto pure io la vivo in questa maniera, probabilmente è una delle motivazioni che ti hanno portato a, poi appunto l'amore per la letteratura ti ha portato a fare anche questa scelta qui, i miei complimenti. Sì. Naturalmente appunto tanti sono stati o comunque sono in questo periodo i progetti, però effettivamente in questo periodo c'è stato anche un incontro, o meglio un rincontro importante appunto con il maestro Riccardo Muti, con cui comunque hai collaborato per oltre 10 anni, quindi tanta, diciamo, una conoscenza comunque approfondita. Ecco, com'è stato quest'ultimo incontro con il maestro? Ah, è stato bellissimo perché intanto ha voluto subito che togliessi la mascherina, quindi voleva, diciamo, questo contatto, come dire, anche visivo. Insomma, in questo ho riconosciuto la sua molfettesità, siamo un po' così, no? Ho bisogno proprio di guardarci negli occhi, di vedere il sorriso, di riconoscerci. E quindi questo, insomma... Abbiamo sofferto più noi che altri, diciamo, sì, questa situazione. Certo. Questo abbraccio, insomma, questo ritrovarsi è stato molto bello. Abbiamo parlato molto anche di Molfetta, abbiamo parlato di alcuni aspetti della città, mi ha fatto diverse domande, insomma, è stato non solo emozionante, ma diciamo, abbiamo parlato veramente di tante cose, è durato tanto che a un certo punto ci siamo resi conto che fuori si era formata una lunga fila e c'erano, insomma, degli ospiti eccellenti che stavano aspettando la parola di Petruzzelli, se non erro. Sì, questo è avvenuto proprio al Petruzzelli. E quindi è stato, insomma, veramente molto, molto bello. Mi piace anche
notare insomma, questo suo amore per la città e quindi anche abbiamo parlato anche di musica, insomma, appunto dei miei progetti, di quello che stavo preparando. Gli ho chiesto alcuni consigli in quel momento stavo preparando il Vado a concerto senso su perché si può Cimarosa. parlare di qualsiasi cosa, probabilmente. Insomma, avendo visto, io non lo conosco, però Sì. lo vedo, ho visto anche qualche, quando raccontava la sua storia in televisione, quindi vado a senso, penso che si possa Sì, sì, parlare sì. di qualsiasi No, è anche un cosa. fatto proprio di quando condividi, io ecco, mi accorgo di questa cosa, a parte il maestro, insomma, con Certo. tanti colleghi, con tanti direttori, registi, cioè quando noi condividiamo il palcoscenico, si crea veramente un qualcosa che è quasi indescrivibile. C'è un legame, ecco, si crea un legame molto forte. Poi non ci si può vedere anche per 10 anni, per 15 anni, ma quando ci si ritrovano veramente delle amicizie che non hanno L'emozione che percepito, vivete sono così sì, forti non hanno che... percepito il fatto che siano passati 10 anni o 15 anni. Io, non so, per dire, ho ripreso da poco ad essere un po' più presente sui social e ho ritrovato tanti amici, tanti colleghi. Anche perché insomma preferivo non esserci in questi anni, adesso che mi sento più libera, sono tornata a rivivere giustamente. la mia vita, diciamo, sui social e quindi ho ritrovato tantissimi amici che mi hanno scritto ma con cui non ho la sensazione che sia passato del tempo, che siano passati 3 anni, 4 anni. Quindi anche con il maestro è stata la stessa cosa. Sì, ci eravamo visti proprio in occasione delle processioni fino a qualche anno fa. Però, diciamo, una chiacchierata così, ecco, io non me la facevo dai tempi in cui non avevamo lavorato insieme. E quindi, insomma, anche con la moglie è stato veramente molto, molto piacevole, ecco, rivederli. Ecco, parliamo invece di quelli che sono i progetti attuali e futuri che ti vedranno anche in questo caso comunque in giro non solo per l'Italia ma anche per il mondo. Quello forse un pochino più recente è appunto un progetto che in qualche modo va a celebrare, quindi il sommo poeta Dante, giusto? Sì, ci tenevo tantissimo a questa cosa. Ho iniziato lo studio di questo progetto durante il secondo lockdown e mi accorgevo appunto che nessuno si stava orientando, perché Dante offre veramente una platea enorme di opportunità, ma nessuno si stava orientando nella direzione della scelta che poi ho fatto io, che era quella che riguardava tutte quelle liriche da camera composte per voce e pianoforte sul testo di Dante. Un po' per richiamare anche insomma, la mia attività didattica, però mi piaceva veramente approfondire questo aspetto e vedere come appunto tra l'Ottocento e il Novecento tantissimi autori, ma non soltanto italiani, anche stranieri, russi, spagnoli, tedeschi, siano rimasti appunto affascinati da questi versi. E vedere come ognuno di loro ha trattato lo stesso testo, perché un testo non solo della Divina Commedia, ma anche dalla Vita Nuova, per esempio, tanto gentile, tanto onesta pare, è stato sia musicato da Rubinstein che da Pinsuti, che sono per esempio autori degli anni, dei primi del Novecento che hanno vissuto, a Londra. Ci sono una serie di tantissimi compositori italiani che nei primi del Novecento appunto hanno vissuto lì, hanno portato la bellezza dell'arte italiana, della cantabilità italiana, quindi della musica del primo Novecento e queste liriche sono assolutamente meravigliose, anche perché poi ognuno come dire, ha organizzato quel testo dal punto di vista musicale in modo diverso. Chi l'ha trattato per esempio come un'aria d'opera, quindi della struttura del recitativo, dell'aria, del cantabile, della cavaletta, chi l'ha strutturata per esempio semplicemente come un grande recitativo, non so, mi viene in mente la Pia de Tolomei, oppure chi l'ha strutturato per esempio con il ritmo del valzer, come ha fatto Rossini per esempio con il testo legato alla Francesca da Rimini. Quindi noi leggevamo insieme tutto il testo di Lancillotto, insomma, bellissimo. E allora vedere anche come ciascun autore ha e proporlo al pubblico è veramente una lezione, perché puoi, come dire, assaporare, ascoltare,
i testi che oggi vengono recitati, ma poi sentirli cantare ha un effetto completamente diverso, perché ogni autore appunto ha trovato in quei versi la propria vena compositiva, cioè ha trovato la propria ispirazione. E allora questo lavoro veramente, veramente diventava diverso. Infatti io ho visto che nessuno ha trattato Dante da questo punto di vista. Ecco, parlavamo appunto prima di E creatività, è creatività è questo. esattamente quello, diciamo, guardarsi attorno e capire che ci sono degli elementi che non sono stati ancora utilizzati e quindi poterli mettere a disposizione del pubblico, perché poi alla fine non facciamo questo lavoro per noi stessi, cioè deve diventare anche un accrescimento culturale per il pubblico, e questa sarà veramente una bellissima occasione per chi insomma seguirà questi concerti. Noi sicuramente diciamo non vediamo l'ora, ma soprattutto noi non vediamo l'ora anche di vederti cantare qui a Molfetta, perché secondo me è quello che manca. Infatti io l'ho sempre detto a Sara, ormai ci conosciamo da un po' di tempo, e diciamo sarebbe una cosa gradita soprattutto per tutta la Sì, cittadinanza. onestamente me l'hanno chiesto in tanti, ma come vedete, se non c'è un progetto dietro, io difficilmente faccio le cose. Questa è una regola che applico e che forse viene appunto dalla matematica e dalla statistica. Cioè, ci deve essere un progetto. Se non c'è un progetto dietro, non ho l'abitudine di costruire, ma perché appunto vengo dal mondo del teatro dove c'è la costruzione di un'idea, si parte da un'idea e da quell'idea poi Il si messaggio da mandare, costruisce il messaggio da mandare, l'insegnamento va da dare, contestualizzato, cioè va creato poi c'è molto l'interesse. raziocinio anche in questo ragionamento. Eh sì, ma deve esserci, altrimenti, Sì, diciamo, come dire, sono note al diventa vento, cioè diventa inutile. sì. E allora questo è un progetto, ecco, Sì, nel a momento in cui volte nasce. è molto logico come ragionamento, però poi metterlo in pratica non sempre si riesce a farlo. Ti fa onore riuscire a farlo sempre, perché, no, perché mi capita per qualsiasi tipo di argomento, cioè che sia spettacolo, che sia sport o sia altro, però poi magari riuscire a farlo effettivamente, metterlo per terra, è sicuramente forse il lavoro più complicato, Sì, probabilmente. quello diciamo poi scatta, come dire, la determinazione, la Esatto. volontà di Se lo realizzare. devo fare, lo devo fare perché deve avere un Certo, determinato. certo. E infatti poi non è un caso che questo concerto poi vada anche all'estero, perché dietro c'è un progetto che attrae, no? E quindi andrà a Parigi, a Strasburgo, cioè andrà In in giro. posti assolutamente insomma, Importanti. importanti. Noi siamo praticamente in dirittura d'arrivo di questa bellissima chiacchierata e come solito, nostro solito fare, chiediamo diciamo sempre ai nostri ospiti, quindi chiudiamo con una domanda, ovvero qual è l'energia che muove appunto il tuo lavoro, quindi la tua musica, il tuo canto in questo caso? Beh, l'abbiamo detto, la creatività. Diciamo che quello è il motore che mi porta a guardare sempre oltre, a non evitare la ripetitività, e quindi la creatività credo che sia veramente il motore di tutto. Senza questa idea che ti porta a metterti anche in discussione, a capire quali sono i tuoi limiti, come superarli. Senza la creatività, rifaremmo sempre le stesse cose e senza, come dire, a portare giovamento né a se stessi né agli altri, perché appunto, come diciamo, questo è un lavoro che si apre al pubblico, si apre alla collettività, alla socialità, quindi devi, come dire, ogni volta proporre qualcosa di nuovo. E, insomma, mi viene in mente il progetto successivo, appunto a quello di Dante, sarà dedicato a Pauline Viardot, che è un'altra donna eccezionale, perché, compositrice, insomma, di cui ricorrono i 200 anni,
E anche lì veramente un progetto che coinvolge il conservatorio, coinvolge anche un progetto dedicato alle donne, e quindi le donne compositrici, le donne in musica. Anche lì c'è tantissimo, insomma, c'è tanto materiale su cui poter lavorare. E mi affascinano molto, per esempio, queste figure. Pauline Viardot è stata una donna che ha girato tutta l'Europa in un'epoca in cui le donne non erano compositrici, quindi sono figure a cui veramente vale la pena ispirarsi, donne che si sono messe in gioco, che hanno vissuto carriere brillanti, molto belle. Ecco, questi sono modelli che, pur essendo nati 200 anni fa, continuano ad essere, Possono essere insomma, sempre attuali. Decisamente più sempre difficile. attuali. Beh, sì, però hanno costruito veramente delle carriere Modello, un esempio da. su attività che erano appannaggio esclusivamente maschile. Poi è stata anche una grandissima cantante lirica, dotata di una grandissima voce, ma la particolarità appunto è quella di essere stata come la moglie di Schumann, come la sorella di Mendelssohn. Sono tantissime le donne che sono state compositrici, ma messe sempre un po' nell'angolo. Allora, rivalutare, come nel caso della Roger, di cui ho inciso appunto i brani, è stata una grandissima cantante lirica, ma anche una compositrice. È una donna che è legata alla nostra città, perché nell'epoca in cui c'erano i teatri a Molfetta, ha cantato, ha risieduto qui nella nostra città per 2 anni e quindi ha conosciuto appunto le nostre. Ecco, sono vite che si incrociano, questo mi piace molto. Io vado molto oltre le note, mi piace guardare proprio al profilo di chi scrive, di come scrive, questo sia dal punto di vista poetico che Anche dal perché punto di molto spesso vista. probabilmente la loro vita poi si esprime Eh in sì, quello perché poi alla che fine noi siamo interpreti, probabilmente. e sì, diventiamo interpreti di note che sono nate 200 anni prima, 100 anni prima. Allora, capire il motivo per cui certa musica è stata scritta Magari può ispirare la creatività. ispira la creatività, certo. Bene, noi appunto siamo in chiusura, quindi ringraziamo Sara Allegretta per essere stata nostra ospite per questa bellissima chiacchierata. Grazie naturalmente a Saverio Buffi. Grazie a Sara soprattutto. E naturalmente noi appunto vi diamo quindi appuntamento con Noi Noi Energia ogni giorno, quindi sui nostri canali social e nei nostri uffici naturalmente, quindi che vi invitiamo ora come ora a visitare. E naturalmente ci rivediamo alla prossima puntata di Te al Centro.